Ciao a tutti amici e appassionati di padel, questo video è per voi, o meglio per noi che siamo ormai diventati dei padel maniaci. Allora, avete già visto in questo canale come io abbia trattato il warm up per quello che riguarda una partita di padel per abbassare il rischio di infortuni, ovviamente prepararci al meglio sia le spalle, le giunture dei gomiti e anche le gambe. Abbiamo visto alcuni esercizi molto interessanti, molto semplici, non tutti, e diciamo che da quelli possiamo ripartire. Quindi, ogni volta che ci si allena a casa per fare un potenziamento, è bene ripetere sempre quel circuito, perché con quel circuito intanto si abbassano i rischi di infortunio anche per fare allenamento in casa. Magari anziché farne 3 giri come faremo al campo prima della partita, magari ne faremo soltanto uno, massimo due, perché sarà importante prepararci. Per chi non conoscesse quel video, c'è il link in descrizione e c'è anche la scheda qui sopra, basterà cliccare e andarlo a vedere in maniera completa e integrale. Al momento io vi ripeto velocemente quello che sarà il circuito di riscaldamento, ovvero delle extra rotazioni per preparare le nostre spalle, i nostri sottoscapolari, quindi tutti quei muscoli che sono utili per i movimenti che interessano a noi, ovvero quei movimenti di rovescio o di dritto che fanno parte del nostro gioco. Poi, per quello che riguarda sempre le spalle, andiamo a fare, portando l'elastico sotto un piede, eccolo qua, andiamo a fare delle alzate laterali molto semplici. Ovviamente scaldiamo perfettamente la spalla, avambraccio e braccio, o meglio, braccio e avambraccio che lavorano insieme. Ovviamente si faranno sia a destra che a sinistra di questo tipo di esercizi, almeno una o due serie da 10-12 ripetizioni, vale sia per le extra rotazioni che per l'alzata laterale. Ovviamente guardate il circuito perché è molto più completo ed è fatto ovviamente al campo, quindi ci sono anche supporti come la rete che ci permettono di agganciare l'elastico e di fare più esercizi possibili. Ma arriviamo a casa, siamo abbastanza caldi, abbiamo fatto anche magari qualche squat di questi a corpo libero per preparare le nostre cosce ad attività più intensa, e adesso passiamo invece a quello che deve essere il vero e proprio allenamento per chi ama giocare a padel e per chi ama stare in forma, magari anche per perdere quei chili di troppo che sono un po' fastidiosi. Perciò andiamo a puntare subito ad un incremento nella massa muscolare, che non vuol dire diventare Hulk, ma vuol dire andare a sostituire, tra virgolette, con un processo di ricomposizione corporea, quelli che sono appunto gli eccessi di grasso con una corretta massa muscolare. Vale sia per uomini che per donne. Questo tutorial va benissimo sia per ragazze che ragazzi che vogliono tornare in forma o comunque vogliono mantenersi ad un buon livello. Non spaventatevi quando sentite parlare di massa muscolare, perché i muscoli sono il motore del nostro corpo e servono sia se si è donne che se si è uomini. Per fare i muscoli cosa ci serve? Ci servono dei pesi. Ovviamente per certi movimenti sarà sufficiente il nostro corpo, invece per altri sarà indispensabile l'utilizzo di un sovraccarico. Quando parliamo di, per esempio, lavoro per le braccia, il primo esercizio che mi viene in mente è fare dei curl con le braccia o a martello, oppure più comodamente in questo modo, comodamente parliamone, in presa inversa, perciò con il palmo rivolto verso il basso, per allenare al meglio l'avambraccio, un muscolo che ci servirà tantissimo proprio perché quando faremo dritti e rovesci molto spesso si tenderà, se uno magari è poco esperto o comunque ha molta brutalità nei colpi, ad infiammare il gomito. In questo modo noi andiamo a potenziare quei muscoli che invece l'epicondilo lo difendono. Parliamo del laterale, ok? In questo modo qua. Di questo tipo di tutorial io vi ho fatto anche un percorso allenante, quindi per scaricarvi la scheda basterà scendere giù, andare a cliccare sul link e scaricarvi il PDF. Gratuito, perciò assolutamente senza impegno, l'importante è lasciare la mail e prendersi il PDF. Ve lo mostro anche di profilo, il lavoro per gli avambracci, vedete no? Come l'avambraccio lavora in maniera corretta. Ok, abbiamo visto quanto sono importanti le spalle e quindi sempre di spalle andiamo a fare delle semplicissime alzate laterali. Per le alzate laterali la respirazione può essere fatta tranquillamente anche inversa rispetto ai canonici esercizi, perché ogni volta che si sale si amplia la cassa toracica, perciò si può fare... rispettando quella che è la dinamica appunto del riempimento polmonare e l'utilizzo del diaframma, ma poi di questo parleremo in altri video. Anche di alzate laterali mediamente se ne faranno 10-12 ripetizioni.
Altri muscoli, ovviamente sono tutti muscoli importanti per il padel, ma tra i muscoli ancora più importanti c'è il potenziamento della spalla anteriore e quindi di conseguenza andiamo a fare in maniera semplice e corretta. O insieme, se riesci a fare insieme meglio, oppure alternata. Una e ovviamente se parliamo di spalla non possiamo dimenticarci la parte posteriore, molto semplice, la faremo con il busto flesso, pesi altezza delle ginocchia come vedi e facciamo un bel rematore così attiriamo sia dorso, trapezio che spalla posteriore. Te lo mostro anche di profilo, come vedi il corpo è ben equilibrato, la schiena è dritta, qua si scende, si inspira, quindi inali. Fatto questo, mi raccomando, rispetta sempre la schiena, abbiamo visto la spalla e il dorso attivati, abbiamo visto come abbiamo potenziato correttamente anche il bicipite, adesso andiamo a vedere cosa fare per il tricipite. Prima faremo dei push-up a terra e poi faremo del kickback, così definito, quindi dei movimenti in questo modo. Vi dicevo, il push up lo faremo utilizzando tecnica classica, perciò petto in fuori, pollici, altezza del petto, non del naso, quindi giù le mani e poi su e giù. Di questi quanti riesci a farne, falli. Adesso abbiamo visto push up, abbiamo visto come eseguire correttamente il kickback, ora abbiamo fatto braccia, spalle e dorso. Ora andiamo a fare il potenziamento giustamente per le gambe, partendo se non riesci con il sovraccarico al corpo libero oppure con i pesi in questo modo. Se a casa hai un bilanciere, ovviamente va benissimo lo stesso, il bilanciere lo porti dietro il collo e mantieni la postura. Io per esempio a volte faccio anche come a nubi, come se avessi il bilanciere, me li porto sulle spalle. Prima di squat, ti mostro la tecnica anche di lato. Poi li affondi, affondi i pesi lungo il fianco, gamba equilibrata, giù e su. Non vado mai troppo in avanti con il corpo, altrimenti forzo il ginocchio e tendo sempre ad alzare la luce del piede avanti, in modo tale che la spinta parta sempre dal tallone. Cambiamo gamba, te la mostro frontalmente, vedi che la punta del piede è sempre un pochino alzata. Gambe non troppo in asse, un po' più larghe, andiamo giù e su. Insomma, come ti dicevo, questo è un circuito completo, troverai il PDF cliccando nel link sottostante, comunque gli esercizi li hai visti, il numero di serie, bene o male, si aggira sempre intorno alle 10-14, ovviamente lavora al massimo del tuo potenziale e di volta in volta ricordati di appuntarti quelli che sono i carichi usati. Cosa fondamentale è quella di, se non c'hai manubri, di procurarteli, perché è inevitabile che avrai bisogno di qualcosa di, diciamo, di pesante per poter sostenere un allenamento via via gradualmente migliore. Ovviamente parti sempre rispettando quelle che sono le tue capacità fisiche e ricordati sempre di migliorare gradualmente senza strappare subito, altrimenti è molto facile poi farsi male. Se poi hai voglia, all'interno di una settimana potrai inserire anche i miei circuiti di stretching. Ho fatto esercizi per la schiena, per il mal di schiena, magari ecco, quando chi gioca a padel è giusto che intanto faccia stretching dedicato, perché comunque il cemento, seppur diciamo col sintetico ricoperto, è molto duro e a volte si possono sentire fastidi alla zona basso lombare. Mi raccomando, preparati bene, allenati in maniera corretta, iscriviti a WKT Fitness TV lasciando su il pollice se il video ti è piaciuto. Ciao e alla prossima!